Allora, il Garden di Galbadia è l'esatto opposto della tranquillità, della serenità, del concetto di accoglienza del Garden di Balham. È una struttura militare, si vede fin dall'ottimo filmato introduttivo che ci fa entrare nel Garden. È una struttura già dal punto di vista architettonico molto diversa. Questa crea una grande soggezione, vedete anche la parte centrale aperta che ha forma di, non so, di Colosseo. Comunque questa architettura più classica del Garden di Balham, più quadrata, più regolare, e le statue a sinistra e a destra dà un'impressione molto più austera del Garden di Balham, e unito anche alla colonna sonora sempre azzeccata del maestro Uematsu, in questo caso è perfettamente coerente con la sensazione che vuole dare, ovvero il Garden di Galbadia sta antipatico a tutti in generale, gran parte dei fan di Final Fantasy che passano di qua, perché evidentemente la situazione, la sensazione che si crea entrando in questo posto da Seed del Garden di Balamb è sempre questa ed è molto efficace, cioè ci sentiamo scomodi. Ci sembra come la sensazione di entrare nella tana del nemico, perché non camminiamo? La sensazione è di entrare quasi nella tana del nemico, sebbene il Garden di Galbadia in questo momento non sia ufficialmente schierato contro di noi. Però la sensazione è questa, e lo stile architettonico del Garden, la musica di sottofondo e anche i dialoghi di certi studenti non ci fanno star tranquilli. Oltretutto veniamo qui, non dovremmo essere qua. Dobbiamo fare rapporto al preside di un garden diverso perché a quanto pare le regole del codice disciplinare dicono questo. Nessuno lo vuole in realtà. E quindi siamo malvoluti. Non abbiamo neanche una cameretta dove poter appoggiare le cose. Ma perché i Seed di Galbadia parlano da soli? Già questo non è un ottimo indizio su come vanno le cose qua. Sentiamo che cosa ha da dire. Finora la strega era esistita solo dentro i libri di scuola. Anzi, ho paura che sarà materia del prossimo esame. Ma la strega nuova! Cioè, è di sicuro il prossimo esame sarà pratico, nel senso che dovrei beccarti un bel incantesimo in faccia. Sì. Molto sottile, carissimo Sid. Ho sempre avuto il dubbio di quanti Sid sforna il Garden di Galbadia e quanti soldati sforna il Garden di Galbadia. Non si riesce bene a capire perché finché entri qua in periodo di pace c'è quasi lo stesso numero di Seed, forse un pochino meno che c'è. Oh, senti, Ciccio, oh, io vengo da Balam, il primo Garden fondato, d'accordo? I Seed li abbiamo inventati noi, i Guardian Force li abbiamo inventati noi. A voi viene caga usare Guardian Force, quindi occhio alle parole che dici. Vattene, lo dice a tua sorella che va nel Garden di Trabia. D'accordo? Bisogna anche un po' imporsi, eh. Pensa a te. Galbadia è un continente antipatico. Il casello è ancora più grande del Garden di Balam, c'è un silenzio che impera, che posso solo immaginare, tipo scuola nelle ore di pomeriggio extracurricolari. Dove la classe che va a scuola è l'unica classe presente in tutto l'istituto, poi magari esci per andare in bagno e senti questo silenzio al quale non sei abituato, perché a scuola, soprattutto nelle superiori, è sempre un disastro di ambiente, quindi c'è questo silenzio irreale che fa venire paura, a me faceva venire un sacco di paura. Non è male come posto, detto da scuola. Scuola è sempre quello che dice le cose al contrario degli altri. Immagino che a lui piace tutto questo ordine da caserma, perché scuola non aspetta altro che farsi dare degli ordini da qualcuno. Questi sconosci tutti tu, Pur di diventare professoressa. Chissà perché la cosa non mi sorprende. Vai, vai, vai. Spiega, spiega, abbiamo capito. Vai, ti aspettiamo. Tanto, visto la faccia del preside del Garden di Galbadia, mi sa che ci vorrà poco. Esaurirà tutte le sue argomentazioni. Questi se ne va, noi prendiamo forza panino.
Forza Panino, il Erpaninaro. Speriamo che si sia ripreso dai suoi strani squilibri. Sì, beh, Rinoa, fra noi due dovrebbe nascere qualcosa, ma fatto sta che ti lascio qui. Quindi, mi dispiace. Rinoa, l'hai mai visto tu, Garden di Balan? Non mi pare. Mi spiace lasciarla qua, con la brutta gente che gira. Siamo soli. Chissà. Sì, vedete anche questa hall scarna, con i quattro corridoi che convertono al centro questo raggio giallo, che tra l'altro contiene una fonte di energetica Ast, che è una magia discreta che prenderei. Un Sid mi sta camminando addosso. Ehi, tu mi hai camminato addosso. Ehi, tu. Tutti uguali voi Galbadiani, eh. Comunque, questa specie di raggio degli dèi che punta al centro sul logo di ogni Garden, che comunque è quasi uguale, in realtà forse cambia il colore. Il logo del Garden di Balamb ha quelle specie di parti esterne azzurre, ma dovrei dargli un'occhiata più attenta. Interessante vedere come anche i Garden abbiano un logo ben preciso, questa fa parte. Basta camminarmi addosso. Cos'è, un messaggio velato? Non è per niente velato. Ok. Interessante vedere come anche i Garden abbiano un logo ben preciso, come non abbiano lasciato, come ben poco sia stato lasciato ai dettagli, esteticamente parlando, in Final Fantasy VIII. Purtroppo, d'altro canto, c'è stata un'attenzione minore rispetto a certe parti della sceneggiatura che, per quanto io adori Final Fantasy VIII, non posso fare a meno di esimermi dal sottolineare, ma che vedremo poi. Però mi piace l'aula, a dir la verità l'aula mi piace. A me dà l'impressione che Garden di Galbadia debba contenere una quantità ben superiore di studenti rispetto al Garden di Balan, ma effettivamente se uniamo i Sid ai soldati semplici, il Garden di Galbadia ha molta più gente di noi, e mi pare anche che Squall ammetta caldamente che il Garden di Galbadia è il più grande di tutti. Nonostante non sia stato fondato per primo, forse c'è già scritto dentro la guida. È da un po' che non ci andiamo. Test non ne faremo, mi sa, perché tanto sono una pippa. Sono Rosalba Pippa. Io lo guardo X Factor. È bruttissimo, però lo guardo. Su cielo. Perché l'ho dovuto dire? Non so, dovevo confessarlo a qualcuno. Mi sento in colpa per questo. Però c'è Elio, io adoro Elio, quindi lo guardo per Elio. Ah, luogo. Galbadia, qui abbiamo il continente che non ci interessa. E quindi non abbiamo ancora una scheda sul Garden. O forse sì. O forse sì. Timbermaniacs. Cosa c'è scritto sul Timbermaniacs? Rivista rappresentante la voce del popolo. Sinistra. Comunisti. Popolare fra i giovani, comunisti, e aspiranti giornalisti, comunisti, travaglio. Censurata dal governo di Galbadia come opera degli oppositori al regime. Sì, non c'è nessuna sorpresa in questo. Comunque non abbiamo una scheda sul Garden di Galbadia, quindi non abbiamo al momento dati ulteriori sulla sua grandezza. Personaggi non apparirà mai niente, no? Forse nel terzo disco avremo qualche scheda di un personaggio. È una parte abbastanza inutile. Bene, bene, bene. Aule molto universitarie, però le mie non sono così. A Genova abbiamo qualche problema architettonico. Esame in corso, non entrare. Ah, sfigati. L'interfono ci sta chiamando da un quarto d'ora, ma noi dobbiamo girare, dobbiamo vedere il garden. Anche le inquadrature servono a esacerbare questa sensazione di asettico, di bianco, di serietà assurda proprio, rispetto al nostro garden di Cacciaroni. Dove la maggiore preoccupazione è trovare il tavolino alla mensa alle 2 del pomeriggio. Noi abbiamo un'aula, cioè pensate anche a come lo mostrano. Il Garden di Galbadia ha 6-7 aule
con circa 50 posti strutturati a salire come le vere e proprie aule universitarie fatte bene. E il Garden di Balab, il nostro povero Garden, c'ha un'aula visibile con quattro banchetti in croce e la capienza di 16 studenti. A me viene un pochino di magone a pensare tutto questo, mi sento un pochino inferiore rispetto al Garden di Galbadia. Sì, ma noi siamo quelli del Garden Allegro. Eh beh, è vero. Però quando arriva l'esercito contro, hai voglia di fargli i sorrisetti, eh. Ciao! Pum! Ofelia continuava a correre in cerca del proprio amore, giorno dopo giorno. Cos'è Loveless? Cara, hai l'esame. È meglio se continui, perché forse vorrebbero sapere come va a finire. Mi è stato detto che la strega è in grado di plagiare la gente, è vero? Ma, se sei stupido, forse. Conosco qualcuno che potrebbe essere plagiabile dalla strega. Ed effettivamente è stupido. Quindi credo che sia più che altro una questione personale. Guardate, il povero... Ah no, non lo fa più. Ah, ecco, vedete, quel povero ragazzo diversamente abile, cerchiamo di essere buonisti, ha un bruttissimo tic nervoso. Anche a me capita, quando parlo con la gente, sono seduto, mi parte il ginocchio e fa ta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 t
altrimenti non potrebbe usufruire di questo simpatico tic. Caro, tu hai un tic, lo sai. Dovresti prendere qualcosa. Di solito se potessi mettere la gamba sopra l'altra, ho capito che fa una strana impressione se sei sulla sedia a rotelle, perché è come se ci scherzassi sopra. Però dà fastidio, cioè, mi fa venire il nervoso questo tic nervoso. E infatti è nervoso. Mi fa venire il nervoso perché è un tic nervoso. Il nervosismo viene perché viene il nervoso quando vedi i tic nervosi. Che sono nervosi. Fa diventare nevrastenici. E nervosi. Oh, saltano i nervi quando divento nervoso. Guardando i tic nervosi. La sala d'attesa al secondo piano non è qui. Stupido. Ritornare all'entrata ha un ordine. È un ordine ben preciso. La sala d'attesa al secondo piano non è qui. Ritornare all'entrata e andare a destra. Scemo. Balambiano di merda. No, che cosa ha detto? E ci saluta così, alza la mano e dice: ciao belli, aula secondo piano, andare? Forza! Forza! Questa zona è off limit. E anche qui ci aggiungerei un impropero dopo, perché attendete nella sala attesa secondo piano. Quante volte dobbiamo dirvelo prima di battervi sul serio? Ci scusi. Non posso entrare neanche qua? Ah, tanto è un'aula uguale a quella di prima, se non ricordo male. Ah sì, però ci sono degli studenti che fanno vola e si sono nascosti nell'aula dove non c'è lezione. Vedete, anche le divise d'apprendista sono più o meno uguali, forse sono un pochino più grigie rispetto alle nostre che tendevano un pochino al blu. Vabbè, io sono semidaltonico sulle tonalità di blu, c'è proprio questa allergia al blu. Conosci le carte più forti del mondo? Si chiamano carte personaggio. Sì, è molto strano effettivamente che le carte più forti del mondo rappresentino me. L'autostima si gasa, perché dice: qual è la carta più forte del mondo? Ma la carta Squall. Chi? Io? Chi mi ha fatto una carta? Il maestro di carte? E chi è il maestro di carte? Perché mi conosce? Perché c'è tutta questa attenzione verso di me? Perché mi vuole così bene da farmi la carta più forte del gioco? Ah no, ma l'ha fatta anche a Zela, selfie. Oddio, mi sento improvvisamente molto osservato. Vabbè, giocano a sasso carta forbice, pensate. Questi due parlano sempre solo di carte. Sapete cosa faccio allora? Lo sapete cosa faccio? Vi sfido. Sì, vi sfido a carte. Ma forse prima è meglio andare a salvare. No, perché ho questa paura assurda di perdere le carte Ifrit e Diablos. E poi non potrei mai... Stipendio... Stipendio aumenta. Grazie. Proprio adesso che non possiamo comprare niente perché non c'è un negozio a Galbadia. Però ci fa piacere che almeno ci sia stato questo piccolo aumento di stipendio. Che bello, abbiamo messo il garden nei guai.
l'impero di Galbadia sa che noi siamo del Garden, che quindi il Garden è immischiato in tutto questo, ma ci danno un meraviglioso aumento di stipendio. Per dire, siete stati talmente bravi a complicarvi la vita che vi diamo un aumento di stipendio, quasi per compassione. Basta, adesso sfido quei due, li disintegro, guardate. Si pentiranno di giocare a carte. Io collezionavo carte dei Pokémon. Ho imparato a giocare a poker dopo 18 mesi di studio. Perché avevo questa. Non riuscivo a capirci una mazza. Va bene? Alla fine è stato Red Dead Redemption a farmi capire bene le regole del poker, del Texas Hold'em. Quindi sono un maestro di carte ora. Vi sfido. Ebbene sì. Paura, eh? Meno male che non ci sono ancora le strane regole. Okay. Molto coraggiosamente prendiamo subito Diablos e Ifrit. Poi vediamo un po'. Il Leaf Forbidden è discreto. E qui andiamo nello schifo. Il Buel, Buel. Il Buel che ha 6. Wow, le carte ruotano se ci stai fermo tanto. Ma è una luce, è un miraggio mio o dovuto alla disidratazione o ruota davvero? Comunque, prendiamo Buell che ruoti o meno. E che schifo, ragazzi. E che Dakiku. Dai. Osservate bene questa carta che è Dakiku. È l'ultima cosa che vedrete prima di passare a miglior vita. Vai. Voglio proprio vedere. Modesta. Sì. Concentrazione. Beh, è un po' un rischio. Beh, direi che è meglio tappare proprio la fila qua e. Sì. E coprirci un po' meglio. Giocare di rimessa. Bene. Beh, non è che siamo messi benissimo, a dire la verità. Diablos lì al lato debole. Potrei rischiare di mettere un 6 in alto, ma quello mi conquista col 3. Però è meglio eliminare questi due. Ma sì, dai. Giochiamo per il pareggio. Ah, no. Eh no, mio caro. Eh no, mio caro. Io ho la carta Diablos. Io ti frego così. Ho vinto! Ho vinto! Sì, mi sento un pochino in colpa a vincere così, a dire la verità, ma chi se ne frega. Finché vinci contro uno di Galbadia, ogni scusa è buona, guardate. Vediamo un po'. Sì, beh, per essere un appassionato di carte, devo dire, caro amico, che fai veramente schifo. Dai, il Red Bat, uno dei mostri più deficienti di tutto il gioco. I Grat, caro mio amico, i Grat, noi li abbiamo nel centro addestramento. Potremmo avere miliardi di carte Grat. Quindi non andare a vantarti. Il fungongo. L'ho fatto un po' a stile Ruggero De Ceglie. Vabbè. Nah, dai, hai un fungongo. Io non avrei mai avuto il coraggio di sfoderare un fungongo. Trustevis va bene. Vabbè, io ti frego un Grendel. Tanto guarda. Come sparare sulla Croce Rossa con te. Dammi sto Grendel. Pezzente. Adesso sfido anche il tuo amico. Voglio proprio vedere. E che ti ridi? Non infilarmi la mano nella milza, per favore. Sì. Ho fatto fuori il tuo amico prima. Alla grande. Ora tocca a te. Diablos. Ifrit, no, non lo toglie, ok, me l'ho fatta sotto, cavolo. Ifrit, i Forbidden, e userò le armi del tuo amico contro di te, Grendel e Buel. Ah, tocca a me, un po' di cavalleria, giustamente. Vigliacco.
Sei un vigliacco. Sono proprio... Ho l'ansia agonistica, guarda. No, però mi piace tantissimo giocare a carte a Final Fantasy VIII, molto più del Tetramaster di Final Fantasy IX, che era carino ma aveva delle regole strane, più che altro era difficile riuscire a comprendere bene, a padroneggiarlo. Quindi questo ha dei dati ben precisi, delle belle regole, che è molto divertente secondo me. No, ti distruggo, vuoi capire? Non vale neanche la pena con gente di questo calibro. Io ho vinto il torneo di carte di Montebello della Battaglia, dai. Ho vinto un piatto di polenta gratis. Abyss War. Vada per questo. Ma sì, vai. Non c'è trippa per gatti, ragazzi. Puro spirito balambiano, lo volete capire? Andiamo via. Zell, andiamo via, questi non meritano la nostra attenzione. Sì, hai ragione, Squall. Sono veramente dei pirla. Sì, vabbè, detto da te è tutto un altro discorso. Comunque, andiamocene, andiamocene. Credo che ci stiano aspettando nella sala d'attesa al secondo piano. Ora, a questo punto direi, dopo esserci divertiti, esserci presi questa vendetta che ha distrutto tutta la nostra soggezione verso il Garden di Galbadia, potremmo anche benissimo arrenderci, prenderci una piccola pausa, una tregua, e andare ad aspettare il nostro triste destino nella sala d'attesa. L'unico Garden che c'ha una sala d'attesa. Mi chiedo anche perché tutta questa formalità. Noi non ce l'abbiamo mica una sala d'attesa. Che dobbiamo fare? Perché la gente deve aspettare? Se vuole aspettare, aspetta la mensa. Intanto guardate che cose oscene che fanno fare a questi poveri ragazzi. Le flessioni. Madonna. Lei tortura i suoi ragazzi, lo sa. Era vietato con... Oddio! Oddio! È vietato correre anche qua. Però qui li puniscono seriamente, a dir la verità. Vietato correre. Io te l'avevo detto, l'ho detto fin dall'inizio. È vietato correre. No, meglio camminare tranquillamente. Nessuno ha visto niente, vero? Io non voglio fare le flessioni. Sono pigro per filosofia. Me l'ha detto Nietzsche. Ode alla pigrizia. Quanti disabili ci sono nel Garden di Galbadia, scusate? Scusi? Conosci Galbadia? In che senso? In che senso? Se la conosco come continente, conosco come organizzazione politica, se la conosco come Garden, che ti devo dire? Sì. E allora che cazzo... Oh! Ma brutto... Ma... brutto triciclo ambulante. Te possino. Ma guarda te. Poi è scomparso nel nulla, perché adesso vedrete, ha preso l'ascensore per disabili. Ha preso l'ascensore per disabili, meno male, perché altrimenti se la sarebbe vista brutta, cavolo. Se posso fare sti scherzetti. Eccolo, è di nuovo. Adesso vedete che cosa mi risponde se gli dico di un'altra cosa. Vieni qua, conosci Galbadia? No. È la più potente nazione d'Occidente. Deling City è la capitale. Timber e Wynil sono sotto il suo... Sì, grazie, Wynil, sono 7 anime e mezzo. È un paese popolato da ottuagenari. Ci è voluto tanto a dominare Wynil, eh. Ma è bastato togliergli il mercato del venerdì. Sono finiti disperati e si sono arresi tutti. Ma... Dai, ma sappiamo tutti che siete un impero da due soldi. Ma su... Anche questo Garden è dominio di Galbadia. Ma i Garden sono neutrali. Sì, certo, come no. Sì, la situazione è un po' complicata. Ma perché lo sto spiegando a te, povero ignorante d'un pescatore di Balamb? Va a pescare. Ma vacci tu, bastardo, va. Sembrano questi stupidi scherzi.
Ehi, Squall! Sì, che cosa c'è? Sai chi ti ha cercato mentre eri in sala d'aspetto? No, chi? Sto cazzo! Io me l'aspetto da sta gente di Galbadia, non lo so. Gente crudele. Comunque, ci hanno chiuso dentro questa sala d'aspetto, stile dentistica. Vabbè, per carità, molto più bella di quella di un tipico dentista. Non ci sono neanche delle riviste di Alfonso Signorini sul tavolino. E meno male, perché altrimenti avremmo avuto la tentazione. Quindi, vabbè. Bel arredamento, però, devo dire. Una sala d'aspetto di grande effetto. Mi piace. Metto un mi piace sulla sala d'aspetto. Quanto ci faranno aspettare ancora? Ma non so, credo che stiano mettendo un secchio sopra l'ingresso, così quando ci chiamano e uno di noi esce fuori si becca il gavettone. Io ho questa paura. Questi, sai, mica visto un secchio fuori della gente con degli strani occhi ai disabili. Secondo me questi disabili del Garden di Galbadia sono quelli che ci odiano di più. Non è per essere politicamente scorretto, ma hai visto cosa ci hanno detto? Scusa. No, no, sembra che abbiano capito la nostra situazione. Zell, il Garden di Balamb è salvo ancora per un quarto d'ora. L'aggressione al presidente da Timber è stata classificata come un'azione indipendente. Questi, innanzitutto ti ringrazio, perché so quanta fatica devi aver fatto per riuscire a far passare una balla di questo genere. Beh, l'abbiamo sbandierata ai 420, che era il Garden di Balamb, ma, beh, la forza della corruzione. Così l'unico colpevole è quello là. Il processo è terminato e la sentenza ha già avuto luogo. Sì, vabbè, ma primo grado, poi c'è l'appello, la cassazione, c'è il plastico di Bruno Vespa. Però qui c'è un piccolo colpo di scena. Ovviamente secondo me non ci ha creduto nessuno la prima volta che ha giocato a Final Fantasy VIII, perché era troppo facile. Hanno giustiziato Cipher. Vedete il sorriso di Skull? Si è sacrificato. No, mettiamo le carte in tavola. Ha fatto una cazzata e l'ha pagata cara. D'accordo? Sei tu, non voi, sei tu, Rino, con queste strane storie che ti sei fatta con Cipher. Se ti fossi subito messa con me, un tranquillone menefreghista, che se tu fossi all'inizio del gioco, perlomeno, se ti fossi trovato in una situazione di gravità totale, ma nemmeno mi sarei alzato dal divano e nemmeno avrei spento la televisione portatile che ho nella mia camera del Garden, tutto sarebbe filato liscio. Tu non avresti mai liberato Timber, ma nemmeno avresti mai preso parte a un'azione così disperata e imbarazzante come quella che abbiamo fatto contro il presidente a Timber. Primo piano dei pantaloni di Rinoa. Beh, sono aderenti. Quistis, Squall, siete perfetti. In tempi di crisi sareste dei membri perfetti di un governo tecnico. Bravissimi a consolare la gente. Pensa, dopo 10 anni. Ce ne vuole, Cipher, ti sei veramente impegnato. Era più di un semplice ragazzo con dei problemi, era matto dalle gare. Però non era cattivo, era un partito di testa, come tanti di questa... Era un po' semi-brutal, non lo so. Selfie, di qualcosa di intelligente. Tu Cipher lo odiavi, non è così, Zell. Ma secondo me aveva anche qualche buono motivo, Sì, ma chiaramente... Sì, questo è un po' da una tipica frase da funerale. Cioè, ma sì, dai, è morto, quindi era sempre uno di noi. Sì, era uno di noi. E il giorno prima lo odiava a morte. Quanto avrei voluto vendicarmi.
buttargli un panino in faccia, spruzzargli il ketchup di condimento in bocca così. Andiamo a consolare Rinoa con la nostra grandissima abilità. Io volevo molto bene. Squall, di qualcosa. Di qualcosa. Tutto è bene ciò che finisce bene. Oh, un lato di Sifar che non conoscevo. Non ti so rispondere, quindi sì, diciamolo. Forse lo amavo. Beh, era un bel caratteraccio, e di sicuro Rinoa avrà avuto una certa dose di pazienza. Chissà cosa pensava lui di me. Ma si è capito poco, a dirti la verità. Non è che ne abbia mai detto, che abbia mai detto grandi cose, però il fatto che sia scappato dal manicomio per venire fino a Timber, magari. Un pochino ci teneva anche. Ma Cos'erano andati al mare, in piscina? Oh. A Bugerru. Sono sempre migliori quelli che se ne vanno. Oggi a me, domani a te. Non ci sono più le mezze stagioni. Se son rose, fioriranno. Squall era così e così. Parleranno di me. Ma Squall era un tipo strano. Ma bravo, bravo, uno di noi. Sì, chiaro, questo è vero. Però, ma non ho un ricordo piacevole. Ma era uno di noi, comunque. Sì, ho capito. Però, nel senso, quello che volevo dire è che, cioè, diciamo la verità. Cioè, hai un ricordo bello di Squall, tu, Zell? Beh, una volta mi ha rivolto la parola. Ah, beh, questo cambia tutto. Volevo che mi facesse vedere il Gunblade, ma non è mai successo. Ah, avevate una storia allora. No! E qui Squall ha giustamente, oddio, si fa un po' troppe paranoie. Ha paura, chiaramente. Ha paura del fatto che tutto sia così transitorio, che le cose possano finire da un momento all'altro, e che quando finiscono, gran parte di tutto ciò che è stato, dei ricordi, delle esperienze, di tutte le cose positive e negative, non vengano più rappresentate. Cioè, in pratica, nonostante lui abbia una chiara idiosincrasia, come direbbe Nicky Vendola, per Sifar, gli dispiace il fatto che Sifar non venga ricordato in maniera onesta e giusta e meritevole, ora che a quanto pare, stando a quello che sanno i protagonisti in questo momento, Sifar non è più di questo mondo. Chiaramente, cioè, è una situazione molto triste, ma viene presa dai nostri protagonisti in maniera tutto sommato sotto gamba, come un fatto, come una cosa ineluttabile, no? Sifar è morto. Ah, beh, era un po' era così. Era un tipo particolare. Ho bei ricordi, non ho bei ricordi. È una cosa un po' agghiacciante, a dire la verità. Perché Squall pensa: sì, ma quando capiterà a me, anch'io verrò ricordato con tanta superficialità. Anch'io sarò soltanto un numero un nome all'interno delle pagine di una grande storia. Non avrò più la mia dignità di persona. Cioè, che cosa ho fatto in questa vita per essere ricordato decentemente dalle altre persone?
Non voglio che si parli del passato anche di Messi. Vabbè, questo, dubito che ci sia questo problema, però chiaramente lui non sa che essendo protagonista è obbligato ad arrivare in fondo fino alla fine. Anzi, potrà morire svariate volte, ma noi saremo sempre pronti a riportarlo in vita. Non è questo il problema. Il problema è come vengono trattate le persone dopo che non sono più qui. Non c'è una giustizia nei ricordi, a quanto pare. O comunque nel modo in cui le persone si raffrontano con essi. È questo che credo dia fastidio a Scuol, c'è tanta ipocrisia. Io e te facciamo i conti dopo. Vai, vai. Vai a prendere l'ascensore. Comunque, credo che a Scuol dia fastidio soprattutto questa ipocrisia che c'è stata da parte dei suoi amici, dei protagonisti, la leggerezza con cui hanno tutto sommato trattato il ricordo di Seifer, che non è meritevole nei confronti della sua persona, per quanto Seifer non si sia mai comportato in maniera eccelsa. Comunque, per esigenze di sceneggiatura è previsto che Squall vada via dalla sala d'aspetto urlando in maniera anche abbastanza infantile, tipo: "Non voglio!" Quindi devo correre via velocemente. Stop, perfetta Squall. Ne facciamo un'altra. Ci sono già stato. Datemi un attimo di tregua. Dove va lei? A glottologia? Ci devo andare anch'io, vabbè. Da questo corridoio qui si va alle sale sportive del Garden di Galbadia. C'è un campo da tennis, se non ricordo male. Comunque è bellissimo questo screen, a me piace tantissimo, è un bellissimo miscuglio di vecchio e nuovo. Guardate i lampadari in cristallo, immagino in vetro, sono veramente molto belli e c'è un rimando dei lampadari nei disegni, delle volte, che crea una sorta di completezza di ambiente, molto bello. Le righe azzurre. Le righe azzurre che delimitano il corridoio, le panche in fondo, e poi vabbè, questi bellissimi che all'epoca erano bellissimi, ma secondo me, essendo dei disegni, fanno ancora un bel effetto adesso. E bellissimi i riflessi di luce che si stagliano sul pavimento. Uno screen perfetto, questo me lo porto a casa. Me lo stampo. Mi è sempre piaciuto tanto. Le porte a fotocellula, come sono fighi questi qua. Ed ecco qua, abbiamo campi da tennis, se non mi sbaglio, la mia ignoranza è abissale in queste cose, ma a me sembra. Oddio, se liberati sto naso. Dite a mia madre che le voglio bene. No, non c'è questo bisogno. Sono tornato nel mondo dei vivi. È un campo da tennis. Svariati campi da tennis. Mi chiedo, o basket. Basket, però manca il coso per mettere il coso per mettere la palla. Che ignoranza. Questo screen lo rivedremo molto più avanti e avrà una valenza particolare. Accesso vietato a questa zona. Ho l'impressione. Forse so quello che vorrà dirmi il prossimo. Grazie, grazie. Gentilissimi. Volevo andare in giardino. Di qua si va al giardino. Molto bello. Secondo me il giardino del Garden di Galbadia deve essere molto esteso. Infatti si è visto nel filmato iniziale che era molto grande e secondo me anche accogliente. Peccato, peccato veramente. Maledizione. Torniamo indietro. Vedete quante aule deve avere? Avete visto nello screen di prima tutte quelle finestre? Fa paura sta cosa. Beh, è meglio non fare incazzare tanto il Garden di Galbadia. Guardate, quel tipo, quel nano. Quanti anni può avere? 6-7 anni. Perché è già apprendista Sid? E poi soprattutto perché era già il Garden di Balab?
Non ce la faccio più. Non ce la faccio più. Non ho neanche un valido aiuto. Uno stura lavandini. Potrei infilarmi una penna stradale nel naso. Non riesco neanche più a parlare. Una penna stradale nel naso. No. Magari astinenza da menta. Vabbè, c'è questo nanetto che era già nel Garden di Balam. Non capisco perché sia Prandista Sid con l'età che ha. E ancora di più non capisco perché tutti cazzo mi devono mandare nella sala d'attesa che ci sono stato fino adesso e non ci voglio mica tornare. Fate perdere la pazienza. Justin Bieber. Oh. Piccolo imprevisto, in questo momento, mentre scuola ancora dovrebbe stare fuggendo in preda al dolore con le lacrime, abbiamo una vecchia conoscenza, Rajin e Fujin del comitato disciplinare, che sono a Galvadia per un misterioso motivo che adesso ci faremo spiegare. Che ci fai qua? Quali ordini? Bene. Oh, ma ci stai con la testa, Squall? E che ne so io? Li ho consegnati a un superiore come mi è stato detto. Per il resto, oh. Istruzioni. Fujin, mi fai una paura quando parli. Dovevamo andare fino a Timber. Ma il treno si è fermato, siamo venuti fin qui e ci hanno detto che vi trovavate qui anche voi. Ah, Fujin ha notato qualcosa. Sì, sir. Non propriamente. Credo si sia fermato a un GameStop. No, probabilmente è morto. Cosa? Mi immagino vedere il sorrisone di Squall che glielo dice. Ma no, ma probabilmente è morto, ragazzi. Cioè, ho sentito. Pensate che è stato condannato alla pena di morte. Bugia. Ah, è impossibile. Ma questo gesto con la mano mi fa pensare tanto anche alla romanità. Non è da lui starsene buone zitto e accettare una condanna a morte senza opporsi. Non è proprio da sì, fare su. Trovare. Fujin ha ragione. Scuole, ci vediamo, Noi cerchiamo sì per qui a Garbadia. Squall è rimasto sconvolto da questo incontro, perché vabbè. Uno non può neanche dire la verità che non ci crede nessuno. È morto! Vi rendete conto? È morto! Ma nessuno mi crede. Però una volta che mi vanno bene le cose. Cavolo. Comunque siamo chiamati all'entrata perché ci devono dare delle nuove istruzioni. Questa è forse l'ultima cosa che vedremo perché il tempo a nostra disposizione sta scadendo e dovrei anche tornare a studiare. La strega è una figura misteriosa, si dice che la sua forza venga segretamente tramandata ai prescelti. Beh sì, è vero, comunque le streghe danno in eredità il proprio potere prima di morire, è proprio un imperativo categorico. Pare che alcuni allievi del Garden siano la causa dell'incidente alla stazione TV di Timber, tu ne sai qualcosa? No, io non guardo neanche la TV, tranne X Factor. Sì, dai, andiamo qui. Non ne posso più di questa gente, veramente. Galbadia mi ha solo dato brutte sensazioni. Timber con questi anarchici comunisti, uno più antipatico dell'altro, che ti fanno bere l'acqua dal rubinetto come fosse milkshake. Milkshake? Ah, perché pensavo al petroliere. I drink your milkshake. Bellissimo. Sì, ci stanno, come al solito ci fanno aspettare 6 ore all'ingresso, questa volta all'aperto, quindi sempre peggio.
Mi sto innervosendo, ma si vede, Zele. Stai calmino, stai calmino. Su. So che non c'è una stufa con cui sfogarti. Questi, tu che hai rapporti stretti con... Oddio! Scusa, Squisty, non ti disturbo più. Va bene. Oddio! Scusa, Questi. Scusami. Cammina come Sherlock Holmes. Vabbè. Sì, ho capito che devo andare da Rinova. Arriva in macchina, pensate. Da dentro il garden arriva in macchina. Tranquillone, eh? Sì, non ti preoccupare, no. Ci crederanno tutti. Deve pure fare la sgommata. Cos'è? Vestito come Napoleone. Come il pigiama di Napoleone. Attenti, Rino, attenti. Meno male che ha beccato la mano giusta. Buongiorno, signori. Devo consegnarvi degli ordini da parte del preside del Garden di Balamb. Sapete, quel mentecatto. Secondo le nostre regole ho controllato il testo precedentemente, anche perché sappiamo che tutte le vostre lettere hanno dei gravissimi orrori ortografici. Abbiamo deciso di dare pieno appoggio al preside Cid, il mentecatto di prima. Anche noi stavamo preparando un piano con lo stesso obiettivo, chiaramente un piano di gran lunga migliore. Per farvi capire l'importanza della missione, devo prima darvi un'idea dell'attuale situazione. Siamo nella merda! Mettetevi comodi. Più di così. Immagino sappiate che la strega è stata nominata ambasciatrice di pace, per così dire, del governo di Galbadia. Ma questa carica è solo una copertura per nascondere i suoi reali intenti. La strega porta solo terrore. Ogni dialogo di pace è impossibile. Quando finisce sto qua? Galbadia, approfittando del timore per la strega, obbliga i paesi a stringere accordi economici a proprio vantaggio. Lo scopo finale di Galbadia è la conquista del mondo. Sia il nostro che il vostro Garden sono nei suoi piani di conquista. A dir la verità, noi siamo ben felici di farci conquistare dalla strega, ma questo è un piccolo dettaglio che non vi deve importare a questo punto del gioco. La strega vuole utilizzare questo garden come base di operazioni. Saremo ben lieti di farglielo fare. Non ci restano molte altre scelte, appunto, se non aspettare che arrivi, arrivare di fronte a lei, arrenderci, genuflettendoci e pregandola in ginocchio, piangendo, di risparmiarci la vita. Vi affidiamo la salvezza del garden, di tutti i garden, così anche del nostro. Siete delle perfette bestie da macello, del mondo intero, del nostro futuro, bla bla bla. Auguri. I dettagli della missione sono inclusi in questi ordini ufficiali. Domande? 15.000. Supremo. Tra cui primo, perché parla così? Perché proprio noi, poveri sfigati? E perché non ci avete neanche fatto riposare una sera dopo essere venuti qua fin da Timber? Secondo gli ordini dovremmo sparare al nemico da una lunga distanza, ma diciamo bene che a parte Rino con quel suo stranissimo boomerang al quale non affiderei neanche aprire i vasetti delle conserve, oppure gli scatolotti, che belli, quegli scatolotti quadrati dei succhi di frutta. Però non può aprirli con un boomerang, taglierebbe la sommità e sarebbero impossibili da bere, quelli vanno presi con la cannuccia. No, beh, Supremo, scusi questa piccolissima divagazione, ma la questione è che nessuno se la cava bene con le armi da fuoco. Cioè, se ci avesse chiesto di prendere a botte il nemico, qui presente Paninaro Zell sarebbe stato ben felice. Non preoccupatevi di questo. Lasciate che vi presenti un tiratore scelto del Garden di Galbadia. Se scelto. Se, come no. Non voglio sapere da chi è stato scelto. Irvine. Ah beh, qua ci vuole un sottofondo adatto per Irvine.
faces look behind you. Cause that's where the Rangers gonna be. Yeah. Ci viene presentato l'ultimo titolare, come dire, del party, Irvine Kines, il direttore scelto, l'unico che viene, fra virgolette, dall'estero, a parte Rinoa, dato che è stato assegnato, è uno studente del Garden di Galbadia. Complimenti per la divisa. È il nostro ganzissimo tiratore scelto. Adesso aspetto che il supremo... Potete partire quando volete. Ecco, che è il supremo Dodon. A me ricordo troppo l'albero azzurro, ma... L'albero azzurro, posto felice. L'albero azzurro, posto di amici. No, era al contrario. Era al contrario, vabbè. Bang! Io ho dei contenziosi con Irvine. Sì, non è l'unico personaggio di Final Fantasy VIII che ho fatto veramente fatica a digerire. Perché non mi piacciono queste caratterizzazioni... dovute a una mancanza di inventiva. Cioè, siamo in un mondo che non contempla cowboy, di sicuro. Perché inserire un personaggio palesemente ispirato in tutto e per tutto a questa figura tipica del cowboy western, mollata qui a caso, cioè completamente a caso. In fondo tutti gli altri personaggi sono abbastanza casual. Selfie è fatta così, Rino è fatta così, Zell è fatto così. Sono tutti personaggi che vestono casual, in stile moderno, senza particolari ispirazioni culturali. E poi abbiamo questo cowboy di sta cippa. Abbiamo Irvine, prima vabbè, gasatissimo all'inizio, poi per carità scopriremo dei dettagli in più, ma secondo me è stato mal caratterizzato per un certo punto del gioco. Ad un certo punto avrà una sorta di redenzione come personaggio, ci proporrà un discorso abbastanza profondo. Per carità, poi per il resto possiamo dire che è bravo, che è leale, che si unirà a noi felicemente, che non sarà una brutta compagnia. Ma come personaggio, come scrittura del personaggio, secondo me hanno fatto un po' di errori quelli della Squaresoft in questo caso. Mi sembra proprio, sapete, rovistare in fondo al barile, non sapendo che cosa, quale altro personaggio inventarsi per distinguerlo un po' dalla massa degli altri. Allora, ma sì, facciamo un cowboy con tutte le sue stranissime... con tutti i suoi stranissimi comportamenti che sono in buona parte fuori luogo, almeno il suo stile visivo estetico è dannatamente fuori luogo, anche se il vestito lungo gli dona, ma l'ho sempre trovato così, come dire, un pesce fuor d'acqua Irvine. E poi se si fosse rimesso in quadro grazie a una grande caratterizzazione, chiaramente l'avrei perdonato, ma è anche uno di quei protagonisti che fa molta fatica a trovare una, come dire, una tridimensionalità. Comunque, quel bravissimo affabulatore del supremo di Galbadia, il signor Dodon, nella versione americana si chiama diverso, per fortuna, ci ha mollato il pacco, diciamo la verità, un altro pacco, di contratto in contratto, il Garden di Balab ha cercato di farci fuori a Timber, noi riusciamo a sopravvivere, andiamo a Galbadia e Galbadia vuole farci fuori a Deling City. È tutto calcolato, cioè finché Squall... veramente non si becca qualcosa addosso, non c'è verso di riuscire a vivere tranquilli. Quindi ci ha mollato un pacco tremendo, che è una missione orribile. Adesso ce la spiegherà. La nostra prossima missione, aspettate che apro il foglietto. La nostra prossima non è un semplice lavoro. Vengono da entrambi i Garden di Balamb e di Galbadia. Noi dovremo uccidere la strega! E Irvine si gira. Quale strega? Bisognerà colpirla da lontano. Lui, quello lì, sarà il nostro tiratore. Noi dovremmo essere di completo supporto a Kineas. Cosa intendi per completo? No, perché le ragazze hanno fatto una bruttissima espressione. Irvine... Signor Kines, per favore, mi guardi in faccia. Se l'attacco fallirà, e dipenderà da lei, dovremo vedercela con la strega corpo a corpo. E posso dirle che il pensiero non mi sfagiola granché. No problem, io non sbaglio mai. Mi stai già su... Antipatico. Eliminare la strega. Mi piace questo tono epico che sta avendo Squall in questa scena. Eliminare la strega, 2 punti. Questa è la nostra missione.
Ci dirigeremo ora alla capitale di Galbadia, Deling City. Lì incontreremo il colonnello Karawai e Rinoa Ki e tratteremo i dettagli della missione. Forza. Fate testamento anche, se ce la fate. Bene, allora... Ecco qua, vedete come... Beh, però qui è molto simpatico, a dire la verità, Irvine, fino a questo punto. Dobbiamo dividerci in due gruppi, vero? Chissà quale sarà la sua scelta. Io mi prendo loro due. Chissà come mai quella frigida non se la prende, E mi lasci il paninaro a me? Irvine, no, io voglio che si impunti. Squall, per favore, fai vedere. Non puoi lasciarti scappare Rinoa così, Selfie sappiamo già che è perduta, ma poi Selfie in realtà non è che l'abbiamo mai voluta, quindi lasciamolo pure a quella bestia di Irvine. Decido io. Oh, Rinoa viene con me. Quindi tieni a bada le tue manacce, caro. Tu ti tieni questi, così magari le insegni qualcosa. Occhio che non sia lei a insegnare qualcosa a te, perché c'è da diventare matti. Ti tieni il pan... No, beh, io con Selfie e Rinoa mi sembra un po' eccessivo, dato che Squall di sicuro si sotterrerebbe. Quindi, beh, dai, il paninaro me lo tengo io. Anzi, in realtà potrei benissimo prendere tu, Irvine, così mi stai dietro. Oddio, stai dietro. Sì, beh. Metaforicamente parlando, ho paura che tu possa avere strani istinti con tutti, quindi stai dietro. Così ti posso tenere d'occhio. Rinoa qua vicino. E Zell con le ragazze, tanto quello non combina niente. Bene, secondo me possiamo cavarcela bene così. Ok. Scelta eccellente, perché Rinoa ce l'hai ancora lì. Ti tengo d'occhio, Irvine. Ti tengo d'occhio. Squall, non metterti a spiegare tu, per cortesia. No, l'abbiamo capito. Sei ancora peggio di questi a spiegare. Non hai proprio... Anche perché tu non c'hai proprio la passione per spiegare. E già tanto si riesce a capire. Comunque, che dire, abbiamo ottenuto un incarico molto importante in questo caso. Questa è una parte di Final Fantasy VIII che si fa in mezz'ora. Noi abbiamo impiegato un'ora e 53 minuti. Tristan, mi dispiace. Lo so che... Ti chiedo scusa per ogni cosa, ma... è una cosa... Sono veramente incapace di... Non ho mai avuto... capacità riassuntiva. A italiano c'era... alle medie l'unico voto gravemente insufficiente che ho preso di italiano nella mia vita è stato fai il riassunto di un testo. Il mio riassunto era più lungo del testo. Sì, perché volevo anche mettere una leggenda su come avevo riassunto, quindi fatto sta che è meglio non far riassumere a me certi concetti, perché le cose non funzionano per niente. Grave problema mio. No. Io salverei qua, ma magari prenderei ancora il treno, tanto per concludere il nostro viaggio e, non so, chiudere con questa bella inquadratura del treno al tramonto che va verso Deling City. Come sono romantico. Ma perché anche ci sono alcuni dialoghi carini più avanti. Oddio, il microfono. C'è uno spazio qua, c'è un mobile, c'è un microfono. Non devi allargare le mani così, cavolo. Galbadia Station, Far East Galbadia Station. Ah, maledizione. Cosa succede? La guerra. Anche in questo paese. Non ho fatto in tempo a leggere. In più c'è la strega. Già. Di la verità, tu stai cercando di quagliare con la ragazza. Gli stai facendo tutta la storiella. Gira una voce ancora più. Potremmo non essere vivi domani. Secondo me dovremmo approfittare di ciò che la vita ci offre. Ho una stanzetta qui al Garden di Galbadia. che cosa? La strega vuole fare di questo Garden la sua base operativa. La nostra vita è in pericolo. E io non ho mai assaggiato il frutto proibito dell'amore. No, vabbè. Immagini cosa succederà. Appena si impadronirà del Garden, noi verremo uccisi uno a uno.
No, lei non ha capito. Io vado a casa. No, no, aspetta. Aspetta. No, se ne va, mi dispiace. Mi dispiace. Pessima tattica, dovresti imparare qualcosina da Irvine. È terribile. Ah, ma facevi sul serio? Allora vai via. E impara a star seduto bene sulle panchine, cavolo. Mi dà un fastidio questa gente. Sono belli i discorsi di questi studenti, proprio non hanno alcun pensiero. Al centro commerciale di Deling City. No, io non posso, troppo da studiare oggi. L'avrei anch'io, però devo fare dei commenti. E dai, solo un po'. Sei fortunato tu che abiti vicino e devo cambiare treno due volte. Beh, nel mondo di Final Fantasy VIII è normale. Già se vieni da Dollet ti tocca fare 16 ore di treno per venire a studiare al Garden. E anzi, ti devi fare tutta una foresta a piedi. Cosa aspetti a prendere la patente? Ma non si può trovare il carburante. Nel mondo di Final Fantasy VIII il carburante costa 1000 guilla a botta. Mio padre non vuole, maledizione. Sa quello che costa. Ok, qua abbiamo finito praticamente le nostre... Vabbè, mi fermerei qua, dai. Siamo arrivati alla stazione di... Far East Galbadia Station, che è la stazione che dal Garden di Galbadia ci porta alla capitale dell'impero Deling City, che abbiamo già visto nel flashback di Laguna, nel primo sogno di Laguna, nel suo flashback, dove ha incontrato Giulia. Non è una città per la quale vado matto, ma tutta la parte che ci porterà al finale del primo disco, e direi anche finalmente, ci vorranno due o tre commenti per arrivare fino là. Anche perché ho l'intenzione magari di saltare o di accorciare di molto la parte della tomba del re senza nome, perché è troppo lunga e non saprei bene che cosa dire nel frattempo, quindi vorrei soprattutto concentrarmi sulla parte di Deling City, perché ha molte sorprese di trama e la missione è molto cinematografica, la missione di Deling City. Oltretutto pone come protagonista finalmente la strega Idea, che è un grande personaggio che fa una bellissima figura, direi, finché c'è. E quindi, sì, è stato un commento, non so, abbastanza strano, ma ormai li conoscete come sono fatti i commenti. Non è stato epico tanto forse come decima parte, ma vi assicuro che non sapevo che cosa fare. Anche perché gli impegni sono quelli che sono e di conseguenza, oddio, ho pochissimi minuti per salutarvi, gli impegni sono quelli che sono tra gli test universitari 29 su 30. Ok, smettiamo. È antipatico aggasarsi. A parte che ne ho uno fra 5 giorni e potrebbe non essere un 29 su 30. Che poi ho preso 29 trentesimi, quindi è di più di 29. Ma non ho avuto granché tempo per pensare a come strutturare un commento di Final Fantasy VIII, quindi diciamo che mi sono lasciato prendere dal mio classico delirio, senza pensare un minimo a cercare di riflettere un pochino su, e ho riversato gran parte del mio odio, a dirvi la verità. Però sono belli per sfogarsi questi commenti, devo dire, alla fine hanno un valore terapeutico. Non solo imparare a parlare a un microfono, ma anche sfogare tutta la rabbia. Ma chissà quale rabbia, poi la rabbia contro il governo Monti. No, no, in realtà sono serenissimo per il governo Monti, quindi no, nessun problema. Così, in generale. Rabbia perché ho pochi soldi. Beh, questo è, no, ma è sempre stato così, non è che la crisi abbia cambiato le cose. Però una bellissima lavagnetta di sughero per poter attaccare i post-it coi chiodini. Eh sì, e quindi sono molto contento, Beh, che ora fate voi? Io faccio le 11:10. 11:10. Però non ho tanto sonno, dovrei mettermi a studiare. Anche se Skyrim mi attira. Dovahkiin. No. Ho giocato abbastanza a Skyrim. Devo mettermi a studiare. Sì. Perché non premere stop? No, beh, ok, ringraziamenti, vi ringrazio tutti. Il contest, mi raccomando, indovinate sto gioco maledetto. È un gestionale strano, un gestionale di un particolare argomento, un argomento molto popolare in Italia. Ok, l'avete azzeccato. Atavarni sei tu, mi raccomando, ho molta fiducia in te. Ho questa grande voglia di incoronarti personalità divina della settimana, anzi del mese, dato che i commenti sono molto lenti in questo periodo. Quindi
Grazie a tutti, grazie al vostro supporto, grazie ai commenti. Spero che quest'altro commento vi sia piaciuto, infatti, sperando che arrivi abbastanza in fretta, che non arrivi dopo Natale, perché ora mancano 8 giorni a Natale, non so quando potrò offrirvelo, perché anche a montarlo ci metto molto tempo. Un saluto a tutti, vi abbraccio da Shinra Intern. Mi raccomando, avete il mio indirizzo Twitter, se indirizzo, non è un indirizzo, avete il link a Twitter se volete essere miei e a Facebook forse mi iscriverò nel 2012, perché non se ne può più veramente di ascoltare gente che mi dice iscriviti a Facebook perché è una merda. Io non capisco bene il senso di questa frase, ma me l'hanno detto talmente tante volte che sto iniziando a convincermi, devo iscrivermi a Facebook perché è una merda. Quindi un saluto da Shiro Intern per la decima volta, il decimo commento di Final Fantasy VIII, speriamo di andare avanti nella prossima, e buon Natale, ecco questo bisogna dirlo, buon Natale, votate al sondaggio del canale, iscrivetevi a Twitter, fate tutto quello che volete, pulitemi le scarpe e ci sentiamo alla prossima. Comunque a tutti loro i miei più servili auguri per un distinto Natale e uno spettabile anno nuovo. Andiamo, tesoro.